riporto i migliori trasferimenti della Juventus nella squadra attuale, può vincere la UEFA Champions League? Quanti tentativi ci vorranno? Ho portato le vendite di Coman, Dybala, Spinazzola, De Ligt e Cancelo, quelli tuttora nel videogame. Se la Juventus non vendeva nessuno dei suoi migliori acquisti barra vendite, avrebbe vinto la Champions League? Andiamolo a scoprire. Fermo lì! Dove stai andando? Ti ho visto! Dove volevi andare? Non hai lasciato il mi piace. Se vuoi altri contenuti, lasciami un mi piace e dimmi in un commento quanti tentativi ci vorrà prima che la Juventus vinca la Champions. E la vincerà? Ora andiamolo a scoprire. La Juventus è stata giunta nel girone della Lazio, che è uscita a sua volta. La prima partita finisce 2-1 e battiamo l'Atletico di Madrid. Il secondo match, un super Federico Chiesa con una doppietta, 3-0. Se battiamo il Feyenoord potremmo andare a punteggio pieno. E vediamo, vinciamo anche qui. Sempre Federico, altra doppietta, un super Federico Chiesa Prime. Il girone è finito, andiamo primi. E il Feyenoord butta fuori l'Atletico di Madrid. Incredibile. Andiamo a scoprire gli ottavi di finale, che sono, oh, difficilissimi, perché dobbiamo affrontare il Real Madrid. Quindi ragazzi, match assurdo. Il primo match di andata a Real Madrid, Juventus finisce per 1-0 solo, Vinicius Junior. Nel ritorno dobbiamo fare una remontata, nemmeno così grossa, però siccome andiamo a simulare e vediamo, quasi. Ronaldo segna, ma ancora Vini e poi Eusebio chiude il match. 3-1 nel totale, usciamo agli ottavi e Real Madrid ci scopa fuori. Primo tentativo andato, andiamo nel secondo. Secondo tentativo simulato, i gironi non sono andati benissimo perché passiamo veramente al pelo. Il Feyenoord ha 8 punti, noi a 10, passiamo come secondi. Andiamo a vedere chi abbiamo beccato come ottavi. Guarda, prima siamo passati come primi, abbiamo beccato il Real Madrid che ha dovuto fare secondo, non si sa come. Adesso facciamo prima e becchiamo il Siviglia. Sulla carta, ottimo risultato per noi. L'andata si va a simulare, siamo in casa, quindi Federico Chiesa espulso addirittura. Che cavolo ha combinato? 2-2, oh mamma! Che partita, Kostic Coman. Adesso dobbiamo andare in Spagna e non è facile, anzi sarà durissima. Si parte sul 2-2 e vediamo. Passa il Siviglia. Sulla carta, ottimo risultato per noi. Il Siviglia ci butta fuori 4-3 nel totale. Anche il secondo tentativo è fallito. Andiamo nel terzo. Terzo tentativo, vi dico sinceramente, sto un po' tentennando perché, cavolo ragazzi, già tre tentativi e non abbiamo superato nemmeno una volta gli ottavi di finale. Andiamo a vedere, nuovamente facciamo primi, quindi dovremmo beccare una seconda. Vediamo se abbiamo beccato qualcuno di... Mamma mia, qualcuno di... Nemmeno volevo dire abbordabile. Dopo Real Madrid, Manchester City, e poi abbiamo perso pure col Siviglia. Manchester City, Juventus, wow, difficilissima. Andiamo a fare la prima simulazione, signori. Prima simulazione in casa del City, 4-0. Umiliazione clamorosa. Finisce, in casa battiamolo il City. Peccato che sti idioti dovevano giocare bene anche l'andata. Cavolo, li abbiamo battuti, però ovviamente ci hanno distrutto, quindi vabbè, siamo fuori. Terzo tentativo, finito, andiamo con il quarto tentativo. Quarto tentativo, siamo passati nuovamente, stavolta, mamma mia, sudando, perché pari punti con il Feyenoord, 7, andiamo avanti. L'ultima volta abbiamo fatto secondi, abbiamo beccato il Siviglia, ora becchiamo il... Mamma mia, Bayern Monaco! Wow! Sorteggi che non ci stanno sorridendo, però i miracoli sono dietro l'angolo. Quarto tentativo, si va signori. Abbiamo pure De Ligt fuori, alla grandissima Siumikov. Andata 2-2. Oh, Ronaldo ha fatto autogol o si è mangiato il rigore? Mi sa rigore sbagliato di Ronaldo e poi ha segnato Ronaldo 2 minuti dopo. Dybala e Ronaldo mettono il 2-2 in casa col Bayern Monaco. È dura, ma non impossibile. Andiamo nel ritorno. Ritorno in Germania, c'è anche De Ligt stavolta. E andiamo a simulare. E finisce con un 2-1. Doppietta di CR7. Quando conta in Champions League c'è. Quindi 2-1, Goretzka ha segnato al Bayern Monaco. Finisce 4-3 nel totale. Match strepitoso. Quarti di finale, abbiamo incontrato il Lipsia. Lipsia, ti dico che non è imbattibile. Possiamo farcela. Le squadre rimanenti in Champions League sono Galatasaray, Inter, Juventus, Lipsia, Barcellona, Shakhtar e City Real. City Real, bellissima partita, però c'è ancora lo Shakhtar, il Galatasaray e l'Ipsia. Quindi
stiamo attenti, potremmo farcela. Partita di andata dei quarti di finale Champions League, andiamo a vedere la Juventus quanto farà. Un nuovo 2-2. Andiamo nel ritorno, nuovamente in Germania, abbiamo nuovamente un 2-2. Risuccederà come con il Bayern Monaco? Speriamo. Andiamo e 2-1, identico, spiaccicato. Stavolta non c'è Chiesa, non c'è Dybala, però sempre CR7 per mettere il gol decisivo. Remontata perché aveva segnato prima il Lipsia, quindi è andato avanti. Noi abbiamo pareggiato e ci siamo portati avanti 2-1, tanta roba. L'Inter batte il Galatasaray e scopriamo la nostra semifinale. Il sorteggio delle semifinali è... Real Inter, che l'andata è finita 1-1, e poi Juve Barça, cavolo. Un Barcellona tostissimo che viene da un 6-0 allo Shakhtar. Cavolo se è dura, ragazzi. Però abbiamo battuto il Bayern e possiamo battere anche il Barça. Testa per la semifinale. L'andata di semifinale della Champions League a Torino contro il Barcellona finisce per 2-1. Sempre CR7 e Adrien Rabiot. Cristiano fa sempre il gol decisivo per portarti avanti. È clamoroso. 2-1, 2-1. C'è sempre Ronaldo con l'ultimo gol. Ci siamo, in casa abbiamo fatto un bel lavoro. Tocca andare lì a Barcellona e fare un altro pareggio o vittoria. Quindi andiamo, calmi, con tattica, cervello. Barça Juve, siamo in vantaggio. Va in finale di UEFA Champions League la squadra del... della Juve. 3-2 il ritorno, 5-3 nel totale. Vediamo un po' com'è andata. Apre Lewandowski, segna Coman, Sergi Roberto manda i supplementari il match. E poi chi se non lui? Nuovamente CR7 al 97esimo e Chiesa dalla mazzata finale e chiude il match con un bel 5-3 nel totale. La Juventus è in finale di UEFA Champions League. È in finale di UEFA Champions League. Lo scopriamo così. L'Inter batte 2-1 il Real Madrid. Signori, l'Inter butta fuori il Real, la Juve butta fuori il Barça. Due grandi big vengono scopate fuori da due big italiane. E la finale è proprio quella. Finale di Champions League Inter-Juventus. Nemmeno nei sogni più incredibili. Andiamo ovviamente non a simulare la diletta, andiamo in campo a vederla. Fatemi la vostra prediction nei commenti e andiamo a gustarci il match. Il match è iniziato, stiamo attaccando davvero bene, Spinazzola sulla fascia, può metterla in mezzo, Aslani, grande chiusura, ma è calcio d'angolo, la Juventus è temibile nei corner, Max Allegri è pronto, vuole un cortomuso bellissimo, però Dybala in mezzo, palla per Ronaldo, spizza benissimo, CR7, Falsium, apre lui la finale di UEFA Champions League, chi se non lui mi verrebbe da dire. CR7 da corner, Dybala per Ronaldo, la connessione c'è ancora. Ed eccolo qui, l'1-0 all'Inter. Dopo 4 minuti l'Inter non riesce a tenere Paolo Dybala in mezzo. Guardate come stacca Ronaldo. Federico, Rabiot si butta dentro, troppi spazi dell'Inter, si scopre. Adrien Rabiot, Sommer ancora in angolo, devono stare attenti come detto. Acerbi, che erroraccio, che stop sbagliato, Coman accelera. Comanda accelera, la può dare larga per Federico Chiesa. La dà, c'è Ronaldo in mezzo, marcato da bastoni. Ancora Federico, Federico suona, Federico Sommer. Nuovamente corner, 15 minuti fantastici della squadra di Massimiliano Allegri. Ancora Ronaldo, stavolta rimane lì, Chiesa, palo. Palo di Federico Chiesa di testa. Gol. Gol della Juve. Sempre lui, sono rimasto a bocca aperta perché credevo che era fuori gioco e soprattutto non pensavo che poteva essere un'azione pericolosa. Ma quando c'è CR7 in campo è sempre pericolosa. De Ligt, cross in mezzo. Ronaldo salta su Acerbi e Sommer non può nulla. Ancora Cristiano Ronaldo, ancora in finale e sempre di testa. Dopo Dybala fa l'assist De Ligt. 2-0 Juventus, doppietta di Cristiano Ronaldo, doppietta di testa. Coman, contropiede, mamma mia incredibile, Kingsley Coman, ancora lui, punta, bastoni, lo salta nettamente. Coman lascia Ronaldo per la tripletta, e la tripletta arriva. Coman, strepitoso, fantastico, e Cristiano Ronaldo fa la tripletta in finale di UEFA Champions League.
e regala la Champions alla Juventus. Mamma mia che partita giocata da Dio, si deve dire meritatissima della Juventus, perché ha dominato in ogni settore. L'Inter però non vuole smettere di attaccare, nell'area di rigore Çalhanoğlu, Thuram possono trovare l'occasione per riaprirla, eccolo qui! Thuram, grande azione manovrata dell'Inter e spacca la porta all'incrocio dei pali. 3-1, la partita non è finita. Federico, la dà dentro, Dybala! Era finita prima, adesso lo è ancora di più. Paolo Dybala si iscrive in finale di Champions League, 4-1 sull'Inter. La Juventus adesso può stare tranquilla, è l'ottantesimo ed è 4-1. Federico Chiesa supera Bastoni, uscito malamente, Dybala col piede debole. La mette lì dove Sommer non può arrivare. Finisce qui la Juventus di Massimiliano Allegri con i suoi acquisti migliori, che non sono stati venduti e sono tornati alla Juve. Hanno vinto, non ricordo se è il quarto o quinto tentativo, l'ho dimenticato, con una grande tripletta in CR7. Batte l'Inter, non una squadra casuale. Eccolo qui l'arrivo della Juventus, che devono alzare la UEFA Champions League. Ronaldo è il capitano della squadra, migliore in campo del match, e andiamo a vedere dopo, ma credo anche capocannoniere della competizione. E la Juventus, se non erro, con 4-5 tentativi riesce a vincere la UEFA Champions League. Ed è stato un cammino assurdo, difficilissimo. Però ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti. Questa è la Juventus, signori, ci siamo riusciti. Qual è la prossima squadra che devo portarvi? Fammelo sapere in un commento, lasciami un mi piace e iscriviti al canale. Dove è tutto questo, ti ringrazio di essere il video, ti ringrazio il sostegno. Da ex è tutto, haters make me famous.